di Paco Digit. Oggi proviamo la nuova Nikon J1, ultima nata insieme alla sorella maggiore V1 della nuova linea One di Nikon, linea che rappresenta una sorta di rivoluzione in casa Nikon. Queste due macchine infatti sono le prime a non utilizzare uno specchio, sono appartenenti alla cosiddetta categoria delle mirrorless. Oltre a questa prima variazione rispetto agli schemi classici, possiamo trovare altre due differenze molto importanti. Smontando il nostro obiettivo noteremo due cose. Il primo, l'attacco dell'ottica non è più il classico attacco F di Nikon, ma è un attacco dedicato per questa serie One. Nikon ha anche presentato insieme a queste macchine tre obiettivi nuovi, un 10 mm fisso 2.8, un 10-30 che è quello che viene venduto in kit con la macchina e un 30-110. Altra cosa è il sensore, visto che lo stiamo vedendo. Il sensore è un sensore di nuova generazione da 10,1 megapixel, che però differisce in maniera sostanziale rispetto a quello utilizzato sulle reflex Nikon di fascia medio e medio-bassa. Quindi non è il classico sensore DX, ma è un sensore che Nikon ha chiamato CX. Le dimensioni sono di 13,3 x 8,8 mm, quindi un sensore di dimensioni più contenute rispetto al formato DX, ma di dimensioni più importanti, ben più generose rispetto a quello di una normale macchina compatta. Naturalmente, fatto importante, questa macchina ha le ottiche intercambiabili, quindi rappresenta proprio una sorta di punto di unione tra macchine compatte e macchine reflex. Il corpo macchina, come possiamo vedere, è un corpo macchina molto bello, molto ben disegnato, quasi privo di spigoli, di sporgenze, è veramente, come potrei definirlo, molto stiloso, molto gradevole. Questa colorazione anche abbastanza femminile lo rende veramente gradevole da vedere. Visto che parliamo di colori, la J1 è disponibile in questo rosso bordeaux metallizzato, in rosa, in silver e un classico nero. Anche i colori delle nostre ottiche possono essere accoppiati al corpo macchina. Vediamo, abbiamo rimontato l'ottica. Come dicevo, il sensore è un sensore di nuova generazione ed è accoppiato ad un nuovo processore denominato X-Speed 3 da Nikon, un processore con delle elevatissime prestazioni, con una capacità di calcolo veramente, veramente impressionante, che regala a queste nuove mirrorless delle prestazioni velocistiche veramente fuori dal comune. La J1, che è la versione più economica delle due, ha una capacità di arrivare a scattare immagini a raffica fino a 60 immagini al secondo, e una capacità di acquisizione video in Full HD a 60 frame al secondo in modalità interlacciata. Poi li vediamo meglio nel dettaglio. Altro elemento molto importante di questa macchina è la messa a fuoco. È una macchina che, come dicevo, è priva di specchio. Normalmente per queste macchine prive di specchio o per le macchine compatte viene utilizzato il cosiddetto sistema di messa a fuoco a rilevamento di contrasto. Anche la J1 lo possiede, ma viene combinato anche con il rilevamento di fase, cioè la classica messa a fuoco delle macchine reflex. Questo regala a questa macchina una velocità di messa a fuoco impressionante, considerando il tipo di macchina, in buone condizioni di luce, direi veramente paragonabile a quelle di una reflex entry level, forse anche qualche cosa di più. Non altrettanto soddisfacente è il risultato quando la luce viene meno. In quel caso lo stacco con la reflex diventa davvero davvero sensibile. La messa a fuoco viene aiutata, così intanto vediamo anche qualche dettaglio del corpo macchina, da questa lampadina ausiliaria che emette un fascio di luce verde che aiuta la macchina a fare la messa a fuoco. Visto che sto parlando di questa lampadina, devo dire che secondo me è stata posizionata in un modo un po' infelice. Mi è capitato con una certa frequenza durante le prove che ho potuto fare di coprire la lampadina con l'anulare o con il medio della mano sinistra. Forse andrebbe riposizionata.
Abbiamo qui poi la leva di sblocco dell'ottica dal corpo macchina e questo tastino che invece ci permette di sbloccare l'obiettivo dal corpo dell'ottica. Lo premiamo e vedremo fuoriuscire il nostro barilotto, che potremo poi controllare normalmente. Quando dobbiamo riposizionarlo sarà sufficiente ripremerlo e girare tutto verso sinistra. La parte ottica verrà richiamata riducendo sostanzialmente gli ingombri di quest'ottica. Ottica, come dicevo prima, è un'ottica 10-30, in questo caso stabilizzata. Per ottenere la focale corrispondente al 35 mm dovremo, come dicevo, utilizzare un fattore di crop di 2,7, quindi dovremo moltiplicare 10 per 2,7, otterremo un 27 mm di grandangolo, 30 per 2,7 otterremo qualcosa meno del 90 in modalità teleobiettivo. Nella parte superiore della macchina troviamo il flash che viene nascosto nel corpo macchina. Basterà premere questa piccola leva di scatto e il flash uscirà dalla sua sede. Anche qui, elemento di novità rispetto alla gran parte delle macchine compatte, il flash ha una posizione molto alta rispetto al corpo macchina e anche rispetto all'ottica. Questo permette di far sì che il fascio del flash non incontri l'ostacolo dell'ottica quando essa è completamente estesa. È una cosa che trovo molto interessante. Il flash ha anche una buona portata di luce e una buona omogeneità di luce. Troviamo anche il microfono per l'acquisizione della voce durante le riprese video, tasto di accensione della fotocamera, tasto di scatto e il secondo tasto per dare il via alle riprese video. Nella parte posteriore, oltre al già citato tasto di sblocco del flash, abbiamo questo tasto che è un tasto funzione. Adesso vediamo anche come viene utilizzato. Un tasto che ci permette di variare lo zoom delle immagini mentre le stiamo naturalmente guardando. Vediamo un attimo questo tasto F. Ora siamo in modalità foto. Se io premo il tasto F, lui mi propone tre alternative. Fotogramma singolo è chiaramente la solita foto, l'immagine singola. Se andiamo in sequenza, la macchina si metterà a scattare a raffica. Facciamo una prova. Vediamo di prendere qualcosa per fare la messa a fuoco. Prendo il mio auricolare Bluetooth. Facciamo una messa a fuoco. Ecco, come possiamo vedere, la macchina esegue una serie di circa 30 scatti, possono essere anche qualcheduno in più in certe situazioni, con una cadenza di 5 immagini al secondo, quindi è una raffica piuttosto prolungata e anche con una cadenza piuttosto alta. Siamo a una velocità di scatto leggermente superiore a quella della D5100, rimanendo in casa Nikon, e leggermente inferiore rispetto alla D7000. Quindi direi che è una velocità di scatto veramente veramente interessante. Però la J1 ci permette anche di esagerare. Premiamo sempre il nostro tasto di funzione e andiamo nello scatto che qui viene chiamato elettronico. Facciamo la messa a fuoco. Come si può vedere, la raffica qui è stata molto breve nel tempo. In realtà ciò che la distingue è la elevatissima velocità di scatto. La macchina lavora a 60 immagini al secondo in questo caso. Quindi la quantità di dettaglio che potremmo ottenere è veramente, veramente incredibile. Potremmo ottenere dei particolari, dei dettagli che sono impossibili da visualizzare a mano libera. Naturalmente la raffica è un po' meno prolungata perché fa soffrire moltissimo il buffer. In questo caso riusciremo a realizzare 10-12 scatti al massimo, con una velocità di scatto però che è veramente spaventosa. Stiamo parlando di immagini scattate a piena risoluzione. Continuando a parlare di questo tasto F di cui parlavamo prima, se andiamo nella modalità video ci permette di avere due opzioni. Il filmato HD ci permette di usare la risoluzione in alta definizione. La risoluzione in alta definizione ha anche qui alcune variabili. Quella più alta è Full HD 60 frame al secondo in modalità interlacciata. Possiamo scegliere di andare a 30 frame al secondo in modalità progressiva,
sempre in Full HD, oppure scendere alla modalità HD, quindi 1280 punti per 720 a 60 frame al secondo progressivi. Quindi la qualità dell'immagine sarà molto molto elevata in, diciamo, in tutti quanti i casi. Se però anche qui vogliamo fare un qualcosa di più particolare, basterà andare sulla seconda funzione che è rallentatore. La macchina eseguirà un breve filmato di circa 5 secondi, come si può vedere, però a 400 frame al secondo. Quindi avremo una un'immagine molto rallentata, ma estremamente gradevole da poter vedere. Vedremo proprio l'immagine muoversi molto molto lentamente, anche qui con la possibilità di cercare il nostro dettaglio. Se ci muoviamo invece sulla terza voce, avremo selezione foto intelligente. In questo caso la macchina scatterà una serie di foto in rapidissima sequenza, mi pare che la sequenza sia di 5 immagini, variando alcuni valori fondamentali dello scatto, quindi l'esposizione, i tempi, permettendoci poi di scegliere la foto che è venuta meglio, molto, molto semplicemente. Avremo poi anche quest'ultima funzione, anche questa è un'innovazione, viene chiamata istantanea in movimento. In pratica avremo qualcosa che assomiglia a un brevissimo filmino di un paio di secondi, quindi un'immagine dinamica rallentata in movimento, un movimento lentissimo accompagnato anche da una breve musichetta di fondo. Quindi non lo potremmo considerare un video, ma neanche un'immagine statica, un qualcosa che sta in mezzo tra queste due cose, anche questo che ci potrà regalare un qualcosa di artistico, di carino da poter vedere. Vediamo qualche altra cosa. Abbiamo qui questo piccolo grip per poggiare il nostro pollice. E è possibile anche attaccare alla macchina un accessorio per aumentare il grip. Come dicevo prima, il fatto che abbia delle superfici così lisce, così levigate, non aiuta molto nell'impugnatura di questa macchina. Abbiamo il tasto DISP, che è quello che ci permette di visualizzare le informazioni sul display. Il tasto per la riproduzione delle immagini e dei video, tasto menu ci permette di entrare nella root del menu, quindi di personalizzare tutto ciò che sono i parametri fondamentali della nostra macchina, tasto cestino per scartare immagini che non vogliamo tenere memorizzate, poi c'è questo tasto multifunzione che ci permette di variare il tempo dell'autoscatto, blocco dell'esposizione della messa a fuoco, controllo dell'esposizione e controllo del flash. Naturalmente poi è presente anche il tasto OK per dare la nostra conferma. Continuando l'esplorazione del corpo macchina, vediamo che c'è un tappo di gomma sulla parte destra che nasconde una presa HDMI per connettere la macchina a un televisore ad alta definizione o una presa per collegare la macchina al PC o ad altre periferiche. Naturalmente è presente anche questa piccola asola metallica per agganciare la nostra tracolla. Nella parte bassa una vite standard per attaccare il nostro treppiedi, e sotto questo coperchietto di plastica batteria da 1050 mAh e la scheda di memoria. La batteria è una delle cose che differenzia di più la J1 dalla sorella maggiore V1, in quanto ha una capacità di 1050 mAh. La V1 ce l'ha quasi doppia. La V1 dispone anche di un mirino ottico ad altissima definizione a 1,4 megapixel, che in questo caso è assente. Bene, che cos'altro dire? Corpo macchina con un peso poco superiore a 2 etti, valori ISO gestibili da 100 fino a 3200. E parlando in maniera un pochino sommaria di questa macchina, giusto per trarre delle conclusioni, io devo dire con molta franchezza che appena ho visto le prime immagini di questo sistema ho avuto qualche perplessità sulla reale utilità di questa macchina, nel senso che certamente è un corpo macchina compatto, ma il fatto che abbia le ottiche intercambiabili, di fatto la profondità non è mai ridotta come quella di una compatta. Certamente la possibilità di cambiare le ottiche ci permette di poter dare libero sfogo alla nostra creatività, però certamente l'obiettivo di una macchina di piccolissime dimensioni non è perfettamente centrato. Quindi devo dire che non sono ancora completamente convinto da questo punto di vista. Viceversa, devo dire che sono rimasto davvero davvero molto colpito
dalla gradevolezza di utilizzo di questa macchina. Una macchina che si lascia usare senza nessun imbarazzo, molto semplice, quindi può andare in mano davvero, davvero a chiunque, con delle prestazioni assolutamente fuori da ogni precedente logica. La velocità di raffica è qualcosa di incredibile, sia nella raffica normale che in quella ad altissima velocità. Davvero molto interessante la capacità di acquisizione video, bellissimo il display che permette di usare molto bene la macchina e direi infine molto bella la macchina come oggetto fine a se stesso. Quindi una macchina che mi sento assolutamente di promuovere nell'utilizzo quotidiano, una macchina che farà sicuramente contento il suo proprietario. Non ricordo se l'ho già detto prima una o due volte, ma eventualmente lo ripeto, la J1 è disponibile in quattro colori, abbiamo questo rosso, rosa, nero e silver. Macchina che si può acquistare a circa 500 euro, con garanzia Nital. Bene, ho concluso, un saluto a tutti da Ivan e alla prossima.